Versa ancora in fin di vita il ventenne di Raffadali Antonino Tuttolomondo, coinvolto due giorni fa in un incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo di un quad, il veicolo a quattro ruote utilizzato per i sentieri e percorsi di montagna. I medici hanno tentato ogni cosa, adesso il giovane si trova ricoverato in rianimazione in condizioni disperate. Il quadro clinico viene monitorato continuamente e nelle prossime ore si valuterà come procedere. I carabinieri intanto si stanno occupando della dinamica dell'incidente stradale avvenuto in pieno centro a Raffadali. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Quattro condanne per uno stupro di gruppo avvenuto in una casa disabitata a Niscemi che una comitiva di amici aveva scelto per abusare di una studentessa di 16 anni. I quattro imputati all'epoca dei fatti minorenni sono stati inflitti 4 anni di reclusione ciascuno. La sentenza è stata emessa dal GUP del Tribunale dei Minori di Catania che ha riconosciuto colpevoli di violenza sessuale di gruppo i niscemesi di 4 giovani niscemesi di 21 anni. 22 anni e 23 anni e di 20 anni. Sarebbero stati gli scafisti dello sbarco avvenuto a Lampedusa lo scorso 20 aprile quando giunsero sull'isola 203 immigrati. Per questo motivo un egiziano di 39 anni, un altro di 30, un marocchino di 26 anni ed un egiziano di 21 sono stati arrestati ieri dagli uomini della squadra mobile di Agrigento dopo una lunga attività investigativa. I quattro vengono contestate le aggravanti dell'elevato numero di clandestini trasportati, la loro esposizione al pericolo e la sottoposizione dei trasportati a trattamenti degradanti. Gli arrestati si trovano reclusi presso il carcere agrigentino di Contrada Petrusa. 7 imprenditori sono accusati di falsa testimonianza nell'ambito dell'inchiesta DNA. Oggi i carabinieri di Agrigento hanno notificato nei loro confronti informazioni di garanzia emesse dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Il servizio. I carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Agrigento hanno notificato a 7 imprenditori agrigentini informazioni di garanzia emesse dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo nell'ambito dell'operazione DNA risalente al 2008 e relativa ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso operante nella fascia costiera della provincia di Agrigento, compresa fra i comuni di Porto Empedocle e Real Monte, e dedita all'estorsione in danno di imprenditori locali. L'attività svolta dai carabinieri coordinati dalla direzione di strettuale antimafia di Palermo nell'ottobre del 2011 aveva consentito di procedere all'arresto di 4 persone accusate di essere responsabili di una serie di condotte illecite. Le indagini erano iniziate nel luglio del 2007 ed erano andate avanti per circa 2 anni, consentendo di far luce su una serie di attività criminali poste in essere con l'azione intimidatoria del vincolo associativo esistente fra gli indagati, che imponevano il collocamento al lavoro di soggetti vicini all'organizzazione mafiosa, pilotando le assunzioni nelle maggiori aziende del territorio, oppure facendosi praticare ingenti sconti nel pagamento della merce prelevata. I 7 soggetti colpiti dall'informazione di garanzia, avendo deposto quali testimoni davanti al giudice, sono indiziati di aver affermato il falso, negando quanto inizialmente dichiarato nel corso delle indagini, comunque taciuto anche parzialmente quanto di loro conoscenza, escludendo quindi in una fase successiva di aver mai ricevuto richieste estorsive da appartenenti a Cosa Nostra. È iniziato il processo Maginò, scaturito dall'omonima operazione antimafia che nel luglio del 2011 portò all'arresto di diversi soggetti ritenuti vicini all'allora latitante boss campobellese Giuseppe Falsone. In apertura d'udienza davanti ai giudici della 6ª sezione della Corte d'Appello di Palermo, l'avvocato Castronovo, difensore di fiducia di Falsone, ha ricusato il giudice in sacco in quanto lo stesso ha già giudicato e condannato Falsone come capo di Cosa Nostra in un procedimento in cui gli elementi di accusa risultano essere identici a quelli che sono stati offerti dall'ufficio di procura nell'ambito del procedimento Maginò. In ogni caso il processo è proseguito con la relazione del consigliere Vittorio Anania, che ha illustrato i contenuti della sentenza di primo grado e degli atti di impugnazione dei difensori. In attesa dell'esito dell'istanza di ricusazione, il processo proseguirà il 16 maggio con la requisitoria del procuratore generale Daniela Giglio. Pene per oltre 40 anni di reclusione sono state chieste dal PM della DDA di Caltanissetta nei confronti di 2 uomini di Gela arrestati nel 2011 dalla squadra mobile di Caltanissetta nell'ambito dell'operazione Summorgenzia. I 2 sono accusati di aver organizzato il tentativo
di omicidio nei confronti di un dirigente del comune di Gela. Il servizio. 18 anni di carcere per Salvatore Di Giacomo e 14 per il nipote Giovanni. E la condanna richiesta dal pubblico ministero Roberto Condorelli della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta al tribunale nisseno presieduto da Paolo Fiore. Secondo l'accusa, nel 1992 i due Di Giacomo volevano la testa dell'ingegnere Renato Mauro, all'epoca responsabile del settore manutenzione del comune di Gela ed attuale direttore generale. Lo avevano condannato a morte per aver bloccato gli appalti facili che la cosca della Stidda controllava grazie al sistema della somma urgenza. A confermarlo sono stati anche i collaboratori di giustizia Gaetano Ianni ed Orazio Iaglietti, le cui dichiarazioni portarono all'operazione somma urgenza eseguita nel febbraio del 2011 dalla squadra mobile di Caltanissetta. Anche alcuni imprenditori locali hanno sottolineato ai magistrati che non volevano lavorare con Di Giacomo perché induceva a truffare l'ente e voleva la sua parte. Il tentativo di omicidio avvenne nel maggio del 1992. L'ordine partì direttamente da Salvatore Di Giacomo, mentre esecutori materiali sarebbero stati i nipoti Giovanni Di Giacomo e Giuseppe, quest'ultimo ucciso successivamente dallo stesso clan mafioso per essersi pentito subito dopo l'agguato. Il blitz summa urgenza scaturì grazie anche alle rivelazioni fornite dall'ex sindaco di Gela, Rosario Crocetta, attuale presidente della regione. Salvatore Di Giacomo ha avuto un ruolo importante anche in politica, ha rivestito infatti per anni la carica di consigliere provinciale di Caltanissetta dell'Udeur. È stata rinviata al prossimo 26 maggio l'udienza preliminare del processo self-service scaturito da un'inchiesta su presunte tangenti al comune di Agrigento in cambio di concessioni edilizie. Il posticipo è stato deciso dal GUP del Tribunale Agrigentino Ottavio Mosti in quanto il perito è incaricato di trascrivere le intercettazioni non ancora completato il lavoro. Il Tribunale del Riesame di Agrigento ha dissequestrato 295.000 euro trovati lo scorso 6 luglio su un conto corrente del comune di Lampedusa e destinati al pagamento degli incarichi dell'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale Giuseppe Gabriele e dell'ex consulente Gioacchino Giancone. La decisione è stata adottata dopo che la Suprema Corte aveva disposto un nuovo processo davanti il Tribunale della Libertà. La vicenda si inquadra nel più ampio contesto giudiziario che ha già portato il procuratore giunto Ignazio Fonzo e il sostituto Sciarretta a far notificare l'avviso di conclusione indagini a tutti gli indagati, quali vengono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione, falso, truffa, abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Chiusa le indagini nei confronti dei soggetti accusati di aver fatto parte del comando della cosiddetta strage di San Basilio avvenuta a Vittoria, per loro chiesto l'avvio del processo e il servizio. La procura ha chiesto che in 4 siano processati per la strage di Vittoria. Sono il boss di Mazzarino Salvatore Siciliano, Giuseppe Selvaggio, anch'egli di Mazzarino, come Claudio Calogero Cinardo e il riesino Orazio Buonprincipio. Un quinto indagato è invece uscito dall'inchiesta ribattezzata Vittoria. 4 sono adesso chiamati a comparire in un'udienza preliminare sull'onda della strage di San Basilio che risale a 14 anni fa. 5 quel gennaio del 99, le vittime dell'eccidio che porterebbe la firma del clan Emanuello di Gela mosso da mire espansionistiche, un teorema questo su cui si è soffermato anche il collaboratore di giustizia gelese Massimo Carmelo Billizzi, che in Cosa Nostra ha rivestito il ruolo di primo piano. Vittime della strage furono Angelo Mirabella, ritenuto il punto di riferimento della Stidda di Vittoria, lui era il principale obiettivo, ma nel mirino finirono anche Claudio Motta e Rosario Nobile, mentre Rosario Salerno e Salvatore Ottone hanno avuto la sfortuna di trovarsi nel posto e nel momento sbagliato. Sono stati assassinati per caso. Dei 4 imputati, Buonprincipio per 2 volte si è visto annullare gli ordini di custodia cautelare, in una prima circostanza per strage, in una seconda per tentato omicidio. La Corte d'Appello di Palermo ha ridotto la pena inflitta in primo grado ai favaresi Carmelo Bellavia di 50 anni e Antonio Costa di 49, padre e suocero del vivandiere Calogero Bellavia, condannato in via definitiva per essere stato uno dei favoreggiatori della latitanza del numero 2 di Cosa Nostra Agrigentina, Gerlandino Messina. Bellavia e Costa sono accusati anche loro di favoreggiamento personale nei confronti del boss Empedoclino. La Corte d'Appello ha inflitto a Bellavia la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione contro i 3 anni e 4 mesi in primo grado e a Costa 1 anno e 8 mesi di reclusione contro 2 anni e 4 mesi in primo grado. A Carmelo Bellavia, inoltre, a seguito della parziale riforma è stata revocata la sanzione accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici.
La polizia ha perquisito l'abitazione e lo studio dell'avvocato di Licata Angelo Balsamo, candidato a sindaco con una lista civica alle prossime amministrative della città del 9 e 10 giugno, in quanto indagato per l'ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e truffa. Al centro della vicenda vi sarebbe un contenzioso per un incidente stradale. Il provvedimento di perquisizione è stato firmato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso e dal sostituto Salvatore Vella. Un pensionato di 90 anni è stato rapinato la scorsa notte a Gela nella sua abitazione sita in via Cairoli da due giovani che hanno agito a viso scoperto e armati di coltello. I due, attraverso una finestra, sono riusciti ad entrare nell'alloggio al secondo piano di un edificio di tre appartamenti. Con l'anziano in casa c'era una badante italiana che lo assiste anche di notte. Sotto la minaccia dell'arma, i due malviventi hanno costretto l'anziana a consegnare i soldi della pensione che aveva appena incassato, 1.300 euro. La badante ha chiamato i carabinieri, i quali stanno visionando i filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza privata degli esercizi commerciali della zona per tentare di identificare i due rapinatori. Poco dopo la mezzanotte, a Santa Caterina Villarmosa, incontrata Muleri, è stato dato alle fiamme un monolocale. Qualcuno, dopo aver forzato la porta e cosparso l'interno di liquido infiammabile, ha appiccato l'incendio che si è propagato ai mobili e alle suppellette. In casa vi erano due persone che si sono accorte di quanto stava accadendo solo dopo che il locale è stato invaso dal fumo. Soccorsi dal 118 sono adesso ricoverati in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, mentre le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Caltanissetta. Ancora ignoto il movente del gesto. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Paolo Lizzardo, 52 anni, medico in servizio da pochi mesi al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, arrestato due giorni fa per violenza sessuale ai danni di una collega. Lizzardo si è assentato dal posto di lavoro dal 14 al 23 marzo scorso presentando un certificato medico, poi ha chiesto la prosecuzione del congedo straordinario per malattia fino al 5 aprile, ma in realtà in quel periodo si sarebbe trovato in vacanza in Colombia. L'ASP gli ha già sospeso lo stipendio dalla data di mancato rientro. Un nuovo focolaio di brucellosi è stato individuato in un allevamento di bestiame incontrato a Grotticelle a San Cataldo dagli ispettori del servizio veterinario dell'ASP. Tutti gli ovini e caprini trovati affetti sono stati posti sotto sequestro sanitario nell'attesa di verificare le condizioni degli altri capi di bestiame ed eseguire le controanalisi. Se dovesse essere confermata l'infezione entro 15 giorni, gli animali affetti da brucellosi saranno abbattuti e le carcasse distrutte, mentre la zona che ospitava i capi infetti dovrà essere bonificata e disinfettata. Il giovane deputato del Partito Democratico Antonino Moscat di Agrigento, è stato nominato all'interno di due commissioni parlamentari, quella Affari Esteri Comunitari e Difesa. Il giovane deputato è stato anche affidato un incarico autorevole, quello di segretario della Giunta delle Elezioni. Il suo ruolo sarà legato quindi al corretto funzionamento della Camera e all'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri. Moscat ha fatto sapere tramite una nota di essere soddisfatto del triplice incarico ottenuto e di voler onorare al massimo il triplice carico di responsabilità. Gran parte dei lavori della Camera si svolge nelle commissioni, ha dichiarato l'esponente del PD. Nella Commissione Affari Europei verrà attivata la nuova programmazione dei fondi e la sua ripartizione sarà di importanza vitale per la Sicilia e di tanti settori della sua economia. Proprio per questo cercherò di essere determinante. Antonio Venturino si pone fuori dal Movimento 5 Stelle, quanto si legge in una nota del gruppo del Movimento 5 Stelle all'Arso, in cui si contesta al vicepresidente di Sala d'Ercole la violazione di una delle regole fondanti del Movimento, e cioè la restituzione con rendicontazione delle somme eccedenti 2.500 euro più rimborsi spese. L'ultima restituzione di parte degli emolumenti fatta da Venturino, viene spiegato dai grillini, è infatti relativa allo stipendio di febbraio. Da allora il blackout, nonostante i pressanti e ripetuti inviti fatti da tutti i colleghi, ma sempre rimasti lettera morta. Finora Venturino
ha restituito circa 13.000 euro a fronte dei circa 30.000 euro di tutti gli altri componenti del gruppo. Le presunte divergenze di natura politica accampate da Venturino, viene precisato nella nota del movimento, sono da ritenersi una foglia di fico posta a copertura di precise scelte evidentemente maturate da tempo. Se il problema infatti non fosse solo, soprattutto di natura economica, Venturino avrebbe la possibilità di dimostrarlo a noi e soprattutto ai cittadini, ricominciando a restituire parte del suo stipendio per alimentare il fondo del microcredito per le imprese, cui lui ha sempre detto di credere. Si apre domani il forum provinciale sul turismo, l'evento si svolgerà a Licata e allo stesso parteciperà anche il comune di Canicattì, la manifestazione promossa dalla provincia regionale di Agrigento. L'intervista. Da domani e per 3 giorni a Licata si svolgerà il forum provinciale sul turismo, un'occasione per le diverse realtà provinciali di mettere in mostra, di far conoscere i propri percorsi turistici o comunque le proprie specificità. Sì, e finalmente la provincia regionale di Agrigento ha cambiato indirizzo nel modo di promuovere e organizzare il territorio. Negli anni passati, negli anni del mangia mangia e del sacco di Agrigento, la provincia spendeva centinaia di migliaia di euro in fiere, partecipando a delle fiere sia dalla BIT di Milano fino ad arrivare ad altre fiere che servivano solamente per agenzia viaggio, per consiglieri provinciali e quant'altro. Promuovere il territorio della provincia di Agrigento si può fare risparmiando, si può fare spendendo pochi soldi e invitando i buyers nazionali anche e soprattutto internazionali a venire qua nel territorio. Tant'è che la provincia regionale di Agrigento, cambiando totalmente indirizzo, ha inteso organizzare questo forum, che è il primo di una serie di forum che saranno organizzati, in modo tale che il buyer venga qui direttamente, non a guardare il classico Deplian che si trova in tutte le fiere e che è fine a se stesso, ma venga qui e venga a guardare le strutture turistiche, il territorio, le bellezze naturali, le bellezze archeologiche e tutto quello che il nostro territorio provinciale può offrire, per poi eventualmente fare i contratti con gli alberghi, con i tour operator, con le associazioni di categoria per portare persone. Questo è il vero modo per promuovere il territorio, per creare sviluppo economico e di conseguenza a cascata per creare posti di lavoro. Un esempio su tutti è quello di Trapani. Secondo le statistiche degli ultimi 3 anni, grazie all'aeroporto che c'è a Trapani, si sono creati nella provincia di Trapani a cascata circa 5.000 posti di lavoro in più. Cioè, l'aeroporto non ha creato i posti di lavoro perché ci sono gli operatori che lavorano dentro l'aeroporto o l'indotto, ma a cascata, essendoci 1 milione di presenze, scusate, di arrivi, pensate un po', 1 milione di traffico a l'aeroporto di Trapani, a cascata, riempendosi gli alberghi e a cascata producendo pensioni complete e presenze giornaliere, questo ha creato da volano per creare posti di lavoro, 5.000 posti di lavoro. Qui purtroppo da noi, in questa provincia, dove masochisticamente siamo destinati a non fare nulla, i grossi poteri hanno voluto che l'aeroporto di Agrigento non si realizzasse ed è l'ennesima e secondo me tombale occasione sprecata il fatto di non aver posto le basi di fare un aeroporto. L'idea del presidente Orsi di fare un aeroporto a costo zero, perché addirittura la provincia regionale aveva creato anche gli investitori stranieri per fare l'aeroporto, quindi non c'era nessuna spesa pubblica. Addirittura i 30 milioni di euro che aveva messo la regione in palio per l'aeroporto, la provincia l'aveva anche respinti perché aveva trovato anche fondi di investitori israeliani e arabi per fare l'aeroporto. Quindi questa è una provincia che purtroppo in maniera pirandelliana, in maniera caffichiana, si deve fare del male, perché qui purtroppo siamo fatti così. La provincia sta dimostrando che si può creare sviluppo con questo forum provinciale senza andare a spendere un sacco di soldi per fiere che spesso sono fine a se stesso e a se stesse
forse è inutile. E la provincia di Agrigento ha messo dei desk a disposizione, so che parteciperà il comune di Canicattì, di questo ne sono orgoglioso, perché comunque il comune ha trovato lo spazio per poter in questi 3 giorni mostrare quelle che sono le bellezze per cui molte persone potrebbero venire a Canicattì. L'importante è che il desk di Canicattì serva alla città di Canicattì e non a qualche associazione privata che può andare là in questo forum a propagandare le sue attività personali. La sanità in Sicilia necessita di un immediato rilancio, è quanto afferma il deputato regionale di Voce Siciliana Michele Cimino intervenendo sul ritardo relativo alle nomine dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie locali. Il governo Crocetta, che sta affrontando tante urgenze, non può trascurare quella sanitaria, non può concedersi ulteriori ritardi nel dare risposte ai numerosi bisogni del popolo siciliano, che in tema di sanità è sempre stato bistrattato. A tal proposito, ha continuato Cimino, si rende necessaria e non più procrastinabile la designazione dei dirigenti anche per la valutazione negativa che la maggior parte degli attuali manager ha avuto, giacché non ha raggiunto gli obiettivi previsti. A seguito di un incontro con l'amministrazione comunale di Porto Empedocle sono tornati oggi al lavoro gli operatori ecologici delle ditte che si occupano del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I lavoratori si astenevano dal servizio senza preavviso e senza alcuna autorizzazione, in contrasto con la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. L'amministrazione ha rimarcato come il mancato pagamento delle spettanze arretrate agli operatori ecologici non dipenda dal comune, che non ha alcuna responsabilità nei ritardi, in quanto ad oggi è perfettamente in regola con tutte le rimesse. Nel corso dell'incontro che ha portato alla ripresa del servizio è stato anche evidenziato il disagio creato alla cittadinanza da uno sciopero selvaggio attuato in un comune che ha mantenuto sempre i propri impegni economici. Stop all'iter che dovrebbe portare nel breve volgere di pochi mesi alla demolizione dei 3 scheletri realizzati negli anni 90 sulla spiaggia di Lido Rossello. I proprietari degli immobili hanno infatti proposto ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa contro la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, che aveva rigettato le richieste di sospensione delle ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Real Monte nel mese di dicembre del 2012. Portatori di handicap senza servizio e dipendenti senza lavoro. Chiude il centro diurno per disabili di Contrada Bellia a Piazza Armerina. La mancanza di fondi da parte del comune e della provincia ha costretto i responsabili della struttura a dover gettare la spugna. Adesso si attendono le probabili proteste da parte delle famiglie dei 15 disabili attualmente ospitati. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì e frequentato da 15 disabili assistiti da un'equipe formata da uno psicologo, un assistente sociale e 5 assistenti, che adesso resteranno tutti a casa senza servizio e senza lavoro. L'europarlamentare Salvatore Iacolino è intervenuto sull'approvazione del rapporto di medio termine della Commissione speciale per la lotta al crimine organizzato, alla corruzione e al riciclaggio, della quale è relatore permanente, sugli indirizzi che il nuovo governo nazionale dovrà seguire per incoraggiare la crescita e lo sviluppo. Sentiamo. Approvato il rapporto di metà mandato nella Commissione sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio. Un passaggio doveroso, ma soprattutto condiviso con tutte le forze politiche che hanno voluto dare un contributo concreto rispetto al contrasto nei confronti di mafia, corruzione e riciclaggio, che assorbono centinaia di miliardi di euro e costituiscono un limite all'economia e incidono negativamente sul benessere dei cittadini. Nello stesso momento nel quale in Commissione Trasporti si valuta positivamente il quarto pacchetto ferroviario, che dovrebbe dare sviluppo concreto nel settore delle infrastrutture, dell'economia, dei trasporti, fornendo ricchezza e garantendo quella mobilità di cui hanno bisogno soprattutto le isole. Ecco, dobbiamo pensare più a misure di crescita e di sviluppo e fare in modo che il governo italiano tragga spunto da questi indirizzi concreti che in queste settimane sono pervenute da parte dell'Unione Europea. Più lavoro ai giovani significa liberare le tante risorse che non sono state pienamente utilizzate e agganciare la progettualità italiana e siciliana con quella europea. È la vera scommessa sulla quale tutti quanti siamo pronti a dire la nostra concretamente.
Sarà il sindaco di Porto Empedocle Calogero Firetto domani a consegnare il premio Maria Randisi 2013 a tre giovani vincitori del concorso nel corso di una cerimonia in programma presso l'auditorium San Gerlando di Piazza Chiesa Vecchia a Porto Empedocle, il premio organizzato dalla sezione ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle, verrà conferito a Ludovica Guadagni dell'Istituto Comprensivo Statale Agrigento Centro, a Beatrice Tirolt dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle e a Pietro Cipolla della Scuola Media Vittorio Emanuele Orlando di Grotte. E domenica 12 maggio dalle ore 7.30 alle ore 13 anche a Naro in Piazza Roma i volontari dell'AIRC distribuiranno le azalee della ricerca. Con un contributo di soli 15 euro si potrà così donare un regalo speciale per la festa della mamma e un gesto concreto a sostegno dei progetti di ricerca sui tumori femminili. Si disputerà questa sera alle ore 21 presso il palazzetto dello sport di Canicattì la gara 2 del primo turno dei playoff del campionato di basket di divisione nazionale C. La formazione biancorossa di coach Ceccato è chiamata ad una vittoria se vuole continuare a maturare il sogno di proseguire nei playoff. Infatti gara 1 è andata a pannaggio del Gela domenica e questo incontro di stasera rappresenta una sorta di spareggio da non sbagliare per gli uomini di coach Ceccato. E con questa notizia si chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi diamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.